Alla fine dell'Eneide, nel dodicesimo libro, Giove e Giunone si incontrano per negoziare la pace e porre fine alla guerra tra la coalizione guidata da Enea e l'esercito di turno, re dei Rutuli. La dea, fino a quel momento ostile ai troiani e schierata dalla parte di Turno e dei suoi, si arrende al volere del proprio fratello marito. Non le resta infatti che accettare il fatto compiuto, perché non c'è modo di tenere Enea fuori dal Lazio. Così vuole il fatum, e al fatum devono arrendersi anche gli dèi. Tuttavia Giunone è consapevole che, in cambio della fine delle ostilità, può chiedere a Giove qualcosa che non dipende dal fatum. Prima della resa definitiva, pone dunque alcune condizioni relative al futuro che attende troiani e latini dopo che la guerra sarà conclusa. In tal modo Giunone e Giove, come scrive Maurizio Bettini, definiscono attraverso reciproci accordi quale sarà l'identità del popolo che sorgerà dalla futura fusione tra latini e troiani.